Ciao Claudia, come stai? Bene, bene, bene. Come state? Quanto ci siete mancati! Ce l'abbiamo fatta, siamo tornati. Noi ci siamo mancati? Sì, certo. Allora, Claudia, cominciamo questa grande avventura. Sì. E cominciamo con la nostra band, Eugenio in Via di Gioia. Eccoli. Fate un riff, vai. Bellissimo, mamma mia, sono troppo forti questi ragazzi. Ci abbiamo il nostro catechista, Robert Shaib. E poi tanti altri, adesso non vorrei mica svelare tutti gli ospiti della nostra puntata, no? Non dico più niente. Io vorrei ricordare invece a tutti voi di commentare, di fare proposte sulla nostra pagina Facebook, dove io e Giovanni ogni tanto pubblichiamo anche dei simpatici video sui santi, un po' originali, insomma, a seconda dei casi. E quindi commentate, lasciate lì i vostri commenti, perché noi li teniamo molto in considerazione nella costruzione della trasmissione. Noi stiamo sempre a leggere tutti i vostri commenti, 2 ore al giorno leggiamo i vostri commenti, quindi scrivete tantissimo, vai! Poi, che dobbiamo fare? Cominciamo. Sì. Allora, cominciamo. Abbiamo detto che cominciamo dalla prima parte di questo viaggio, i martiri, i grandi martiri della storia della Chiesa. E c'è un martire che a noi ci sta particolarmente a cuore, per svariati motivi, diciamo. Perché è il patrono degli attori. E quindi dobbiamo per forza fargli un omaggio, anche se non è il protagonista della nostra puntata, però dobbiamo... un po' c'entra poi anche. C'entra moltissimo, quindi cominciamo. Quindi ti lascio il palco. Va bene, vado. E adesso dico questa parola che mi piace tantissimo. Sipario. Allora, tutti chiedono continuamente agli attori: ma tu reciti pure nella vita? È vero che l'avete chiesto a qualche attore? Certo. Ecco, De Filippo rispondeva così: tutti recitiamo nella vita, gli attori sono quelli che recitano bene. Pensate che c'era un attore che ha preferito essere ucciso piuttosto che recitare male. Si chiamava Genesio. E quella volta ha recitato così bene da diventare santo. Genesio era una star, era il più grande comico della corte di Diocleziano, l'imperatore Diocleziano cattivissimo che aveva ammazzato un sacco di cristiani, siamo nel 303 d.C. E sapete qual era il cavallo di battaglia di Genesio? Era imitare i cristiani. Lui faceva l'imitazione dei cristiani e Diocleziano che si sganasciava dalle risate, si divertiva come un pazzo, però Genesio era un attore serio, si andava a documentare. E quindi doveva prepararsi per un grande spettacolo richiesto a corte, la farsa del battesimo e martirio di un cristiano. E quindi per andarsi a documentare andava alle catacombe, ai luoghi di culto, si andava a sentire tutte le messe, tutte le domeniche, se ne saltava una, lui era pagano, quindi noi diciamo, no, sono cristiano ma non sono praticante. Ecco, lui era un non cristiano praticante. Ecco, pensa che tutto gli passava per la testa a questo povero Genesio, fuorché di credere che un pazzo esaltato fosse morto e risorto sulla croce. Ma pratica oggi, pratica domani, e alla fine gli succede qualcosa, comincia ad avere un umore strano, comincia a comportarsi in modo strano. Comunque, insomma, arriva il giorno della rappresentazione, finalmente arriva, le cose, no? Più o meno... sono andate così. Onore a te, Cesare. Ma chi siete voi, io? Siamo i mimi. Ma che sarà a fare? Si capisce niente. Che? Questo è il prologo della farsa. No, no, non io voglio vedere questi quattro eunuchi. No, 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 io voglio vedere Genesio. Fatemi entrare Genesio. Genesio, faccia ridere, Genesio. Dai. Onore a te, o grande Cesare! Bella Gene. Vuoi sapere che farsa ti ho scritto oggi? Che hai scritto oggi? Che la farsa che ti ho scritto oggi si intitola Il battesimo cristiano e terminerà con il mio martirio. Al momento debito sarai tu stesso, o grande Cesare, a decretare la mia morte. E mi piace, faccio attore pure io! Bravo Cesare! Zitti, che mi distraete! Comincio! Comincio! Oh fratelli! Che dice, troppo? No! Proseguo. Oh fratelli! Accogliete questo povero vecchio peccaminoso nella vostra santa famiglia! Basta con i banchetti! Basta! Basta con le orge! Basta! Io voglio il battesimo! Questo come ha detto! A parte ride! Voglio il battesimo! A proposito, grande Cesare, lo sapete perché i cristiani puzzano? No, perché? Perché fanno il bagnetto solo una volta nella vita! No, non ho capito. No, il bagnetto, no, il battesimo. Ah. Grande
Cesare, sacerdoti, cominciamo la funzione. Io mi battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spi... Si è bloccata, hai visto? Che succede, oh? Che è? Oh, possente Cesare. Mm. O romani qui presenti. Ascoltatemi, credetemi. Anch'io, come voi, portavo in sdegno il nome di Cristo. Ma appena ho bagnato il mio capo, una schiera di angeli ho visto intorno a me volteggiare luminosi. Ah, ma mica fa ridere sta roba! Genesio! Oh, possente Cesare. Io ho conosciuto la gioia celeste. Agene, ma ce vai o ce sei? Caro Cesare, romani qui presenti, Gesù Cristo è il vero Dio, è Lui la luce ed è Lui la verità. Ah sì? Eh sì. Guardie! Taglia della testa sto cane maledetto! No, non voi, non Sibario, Sibario, non voi, quelli veri, le guardie vere, portatemi Genesio, portatemi Genesio qua, qua lo voglio qua. Agene, io non te devo ammazzare, capito, sì? Recita la tua parte fino in fondo, imperatore. Genesio, guarda che io faccio sul serio, La farsa è finita, questa è la vita vera, non è mica un teatro. Infatti, non è mica un teatro, è una sala prove, il vero spettacolo è lassù. Procedi, Cesare. Mi perdoni, Gerè? Basta che non reciti male. Daniele Monterosi! L'ho fatto? L'ho fatta? L'ho fatta! L'ho fatta! Hai visto che tocca fare per gli amici? Che tocca fare per gli amici! Grazie, grazie. Ah. Grazie a Daniele! No, comunque questa è una bella storia di Genesio. Porca miseria! Cioè, noi abbiamo raccontato questa cosetta, ma è successa per davvero. Cioè, lui durante questa farsa c'ha l'illuminazione. E quindi da una farsa che doveva finire per gioco, questi lo ammazzano per davvero. Bastante, è incredibile. Ma a te ti è capitato mai di recitare? A me di essere ammazzato ancora no. Sediamo, ci va, guarda. Qua, ci sediamo, qua c'è un bollo ma così giallo. Mi sedo? Così, vai. Scusate, vai. Allora l'abbigliamento, Dai. Perdonate, mi si vedono le cosce a cavallo? Caro amico, noi siamo prima di tutto, posso dirlo? No. Lo puoi dire, siamo grandissimi amici. Grandi amici. Quante ne abbiamo fatte? Ma manca, certe cose non si possono raccontare, purtroppo le cose più divertenti non le possiamo dire. Ma tutte cose belle poi. Senti, caro, allora. Grazie che mi hai invitato. Beh, prego. Fate un applauso a questo ragazzo. Che l'ho invitato. Uno non lo sa tutto il lavoro che c'è dietro anche a due minuti di questa stupidata. Cioè, qualunque cosa, rivolgimenti. Tutto un lavoro, dici, per fare sta cosa. Senti, caro, ma... Sì. Dimmi. Questa roba, no? Questa storia, c'era uno di questi bravi che vengono citati spesso, no? Dico, chi? Non mi ricordo, Stanislaschi. Stanislaschi. No, uno di questi, che diceva, se il teatro non ti migliora, abbandonalo, perché ti distruggerà. Bella. Di Stanislaschi. Bella. No, tu sei stato distrutto o migliorato dal teatro? No, ma il teatro ti deve migliorare, no? Cioè, è tutta un'indagine, a mio modo di vedere, per cercare in qualche modo di conoscerti meglio. E quindi, per forza di cose, in questo processo dovresti uscirne migliorato. Poi non sempre questo accade. Ma tu sei migliorato o no? Che ne so, io come sarebbe... uomo. Ma dai, qui mi fai uscire la gocciolina di sudore, non lo so, adesso dovrebbero dirlo gli altri, non lo so, io spero. Boh, che dice lei? M'ha appena conosciuto. Sono migliorato. Rispetto... Da quando è entrato la prima volta? Senti, Dani, ma da tipo, allora, uno perché recita perché
vuole un po' uscire da se stesso, secondo te? Oppure un mestiere come gli altri, di quelli... No, noi fondamentalmente, guardateci, abbiamo un grande bisogno di essere amati. Cioè questo è l'attore, eh? Se parte un applauso, uno si sente felice, sì, Dio, prego, Dio, mi vogliono bene. Fondamentalmente è questo. Un like. Sì, oddio, mettimi... Poi quando hai capito questo, a mio modo di vedere, poi si sviluppano magari altre mission. Okay. Impossible. Okay. E quindi ecco, però fondamentalmente lo si fa. Uno non lo sa mai, no? Dice non lo so perché faccio. Tu lo sai perché lo faccio? No, perché era, lo forse era la cosa che mi riusciva peggio. E allora... sì, quindi proviamola. Quindi hai capito con la caparbietà. Bravo. Senti, poi ti faccio una domanda di quelle pazzesche. Pazzesca domanda. Respiro profondo. Allora, vai. Allora, c'è qualcosa di spirituale nel recitare? Capito che domanda? Sì, c'è per forza, ma anche adesso, in qualche modo, nel nostro piccolo, cerchi comunque di creare qualcosa. Una congiunzione, qualcosa di più grande, no? Guarda San Genesi, voglio dire, sta qui oggi, no, non è io, nel senso, però lo stiamo raccontando, quindi il sacro c'è, esiste. Io posso raccontarti una cosa bellissima del sacro, vai. No, perché uno a parlare magari di noi, io ho avuto il piacere e la fortuna di essere sul palco nell'ultimo Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame. La cosa interessante è proprio questa, che il fuoco della sacralità del teatro lo si vedeva in quei corpi di novantenni, perché prima ancora di entrare sul palco erano due persone, ovviamente, con la loro età, ma quando salivano qui sopra qualcosa di magico accadeva e si illuminavano. Ecco, se non è sacro questo, c'è del miracoloso. Mazza. Poi a qualcuno funziona, a qualcun altro no. Questo è un miracolo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grande. Eugenio, in via di gioia, è il vostro momento, vai! Il grillo parlante ha testimoniato. È innocente Pinocchio. Generando lo stupore di mio padre Geppetto, il grillo parlante ha chiuso un occhio. Stanco di essere sempre fuori dal giro, a causa della propria integrità, lui è diventato il mio migliore amico, ed io gli dico tutta la verità, spiegamela tu, la differenza tra morale e coscienza. Se il grillo parlante ha finito di mangiare, ma non passa dalla cassa, lui va via senza pagare. Il grillo parlante anche oggi se n'è andato, lasciando al ristorante il nome sbagliato. Il grillo parlante ha acceso gli abbaglianti nel traffico della statale, e quando sale sul pullman non timbra il biglietto, ma è un genio del male, questo insetto che ha smesso di parlare. Ma come puoi biasimarlo, se ad ogni ultima parola anche Zeno ha preso ad ammirarlo? Spiegamela tu, la differenza tra morale e coscienza, se l'opinione degli altri che conta, non serve la coerenza. Di me stesso, incapace di punire, riluttante a sgridare per paura di soffrire, sono il figlio di me stesso, viziato da valocchi che in fondo io mi sono meritato, sono orfano delle critiche di Kant e di onestà intellettuale, burattino io sommosso dai fili e non dalla coscienza e non dalla morale. Allora tienitela tu, se ti fa stare meglio questa differenza, io non ho grilli per la testa e sto tanto bene. Quello che finisce bene, il grillo parlante è stato perdonato. A quanto pare il cameriere sul suo conto al ristorante si era sbagliato, tutto è bene, quello che finisce bene. E anche Zeno ha smesso di fumare, piuttosto che subire il giudizio di sua moglie lui continua, ma di nascosto. Tutto è bene, quello che finisce bene. E anche Geppetto ne è uscito soddisfatto. Parla chiaro il libro di anatomia, il male si misura con il tatto. Tutto è bene, quello che finisce bene, io che sono Pinocchio alla fine l'ho imparato. Io l'ho letto sul libro di Geppetto, che la mia testa è il mio capo. E allora tienitela tu, la differenza tra coscienza e morale. Io sono il giudice e l'imputato, al mio stesso tribunale, assolto. Gli Eugeni, grandi, ma tanto da forti questi ragazzi, grandi, grazie di essere con noi. Allora ricordiamoci, è bene che ci ricordiamo sempre, che i martiri esistono ancora oggi
e che potresti trovarti tu in questa situazione, oggi o domani. Ci sono alcuni paesi in cui questa cosa è più frequente, anzi è proprio all'ordine del giorno, paesi in cui ci sono piccoli martiri quotidiani. Cominciamo questo nostro viaggio in Eritrea con un servizio che ha fatto per noi Giacomo Visco Comandini. Chi sono i martiri odierni? Secondo la ONU, Porte Aperte, l'Eritrea è al sesto posto tra i paesi più pericolosi al mondo dove professare la fede cristiana. Ma per capire meglio, vado a una manifestazione a Roma. Quelle che sentiamo sono le voci di eritrei. Denunciano le condizioni dell'ex colonia italiana, dove da 1993 vige un regime dittatoriale. Anche la libertà religiosa è a rischio. Oggi il governo ammette ufficialmente quattro confessioni: l'ortodossa, la cattolica, la luterana e l'islamico sunnita. Ma è una libertà solamente teorica. A nessuno infatti è pubblicamente permesso di professare la propria fede. È vietato avere un croce nel collo. I ragazzi che cosa fanno, sai? Fanno tatuaggio. Tatuaggio di croce nelle spalle, nell'arma. A dire ai regimi che noi non lasciamo il nostro fede. Anche è la stessa cosa ai musulmani. Per raccontarmi il dramma della persecuzione, una ragazza eritrea ha accettato di incontrarmi. Da anni vive in Italia, ma non vuole essere riconosciuta. Ed è lei a spiegarmi perché la religione rappresenti una minaccia per il regime. Dato che la fede va vissuta, quindi è una cosa propria, è una cosa che tu sei attivo, che ti attiva, che ti cambia, se veramente tu ci credi, ti cambia. Questo significa che gli altri vedranno la tua luce. E in Eritrea tu questa luce la devi, tra virgolette, sopprimere. Non ti ha messo di pregare in pubblico, non ti ha messo di leggere la Bibbia, di condividere le tue opinioni, che si sia cristiani oppure musulmani. Chiunque esca fuori da quello che viene ammesso da parte del governo viene messo sotto persecuzione, quindi viene messo in prigione, viene anche sottoposto a tortura. C'è anche chi ha perso la vita per questi motivi. La mia famiglia è metà ortodossa e metà cattolica. Io poi ho fatto la mia scelta di essere evangelica. Ogni giorno mi svegliavo non sapendo se tornavo a casa la sera. Però poi quando ti ritrovi in questo ambiente ti fai delle priorità. Nel momento in cui dai priorità anche alla tua fede, alle tue opinioni, a quello che sei e a quello che ti rappresenta, poi le conseguenze sono tutte da vedere, nel senso non ti importa. Conosco un mio caro amico che si copia i versetti nella Bibbia, se li stampa, li taglia, pezzettini piccoli, e poi va in giro e dice: ok, io oggi sento di dare a te questo versetto. Si è ritrovato una sera con una guardia che gli ha puntato il fucile e gli ha detto: senti, o la smetti oppure io adesso ti sparo. E quello gli ha detto: ok, allora è arrivato il momento di morire. Invece poi non gli ha sparato. Che cos'è che ti ha sorpreso quando sei venuta qua in Italia? Venendo in Italia ho visto un altro lato di religiosità, perché quando sono andata la prima domenica in chiesa mi sono messa a piangere perché ho visto quello che io non ho mai avuto, quindi gente che prega liberamente, gente che canta. Noi in Eritrea non siamo liberi di credere in quello che vogliamo e ogni giorno combattiamo perché è proprio una lotta di sopravvivenza. Qui ho visto la libertà, che è una cosa molto bella, però a volte ti fa anche dimenticare un po' la religione, no? Nel senso si perde un po' di luce, oppure comunque è una vita talmente frenetica che vedo che tante persone non hanno tempo per riflettere e per pensare a Dio. Perché alla fine pensare a Dio è pensare all'altro, no? Grazie. Un sacerdote è stato rapito in Nigeria il 12 ottobre ed è stato per fortuna liberato pochi giorni dopo, il 17, grazie a una grande opera della Farnesina, ed è qui con noi. Ed è qui con noi Don Maurizio Pallù. Ciao Maurizio. Ciao. Benvenuto e grazie. Ti puoi sedere se vuoi.
Don Maurizio, come stai? Bene. Vatti, ti vediamo, grazie di essere qui con noi, con tutti gli impegni. Com'è andata? Rapimento? Ecco, che ci racconti? Sono stato rapito il 12 ottobre dell'anno scorso. Stavamo andando a Benin City, una città della Nigeria che a noi dice poco, ma fa 1,5 milioni di abitanti, quindi è grande. E stavamo andando lì per iniziare una predicazione delle catechesi in parrocchia e anche perché c'era una grande messa della conferenza episcopale nigeriana per riconsacrare la Nigeria al cuore immacolato di Maria. Su una strada nazionale, diciamo le strade nazionali lì in alcuni punti sono un po' precarie, era sterrata, c'era una salita, sono usciti questi banditi, erano 8, poi ho visto dopo che erano 8, hanno sparato col mitra e poi hanno preso 3 di noi e ci hanno portati nella macchia, diciamo, nella foresta. E lì siamo restati per 5 giorni. I primi 2 giorni abbiamo camminato circa 4 ore al giorno e poi dopo siamo rimasti fissi in un luogo sotto il cielo stellato. E hai avuto paura? Sì, ho avuto paura. Ho avuto paura, ma ho visto la presenza di Dio, di Gesù Cristo risorto, ho visto come la Madonna mi ha aiutato molto, perché ero rimasto solo col rosario, questo, ecco, questo rosario che io avevo con me, le altre cose erano state prese, avevo una catenina d'oro al collo, me l'hanno strappata perché gli interessava l'oro, quindi praticamente sono rimasto col rosario, ho pregato molto, ho chiesto che la Madonna mi desse un segno, anche perché il 13 di ottobre è la festa del miracolo del sole a Fatima. E quel giorno, parlando col capo della banda, la banda erano 8, ma uno solo parlava inglese, il capo. Parlando col capo della banda, io gli ho detto la verità. Gli ho detto, guarda, voi siete miei fratelli. Io prego per voi. Sono violento, in una situazione di corruzione come in Nigeria, prenderei anch'io un mitra e cercherei di trarre il massimo dalla situazione. Lui si è calmato, cioè si capisce dal tono della voce, perché mi ha detto sì, prega per me. Dopodiché mi ha offerto una sigaretta. La sigaretta si può offrire anche a condannati a morte, però io ho interpretato la sigaretta come un segno d'apertura. E da quel momento lui si è aperto. Io ho capito una cosa, perché io la ritengo una grazia questa che ho ricevuto di essere stato rapito, anche se ho avuto paura, perché tante divisioni che ci sono nel mondo, tutti questi ismi, sono create dal cuore dell'uomo, dal peccato che c'è nel cuore dell'uomo, ma quando ci possiamo relazionare da persona a persona, anche se uno è considerato un criminale o quello che è, tante volte queste barriere cadono. Io sono convinto che lì la barriera è caduta perché lui non si è sentito giudicato. Questa è una grazia che ho ricevuto, che potevamo parlare da uomo a uomo e non così con tutte queste, diciamo, sovrastrutture, queste maschere. Prima dicevate De Filippo, no? Mi sembra, sì, che dice, recitiamo sempre. Pirandello dice, durante la vita vedrai molte maschere e poche facce. È vero, in fondo noi spesso abbiamo delle maschere, ma quando queste maschere cadono e siamo in una situazione di povertà, può essere una malattia, non necessariamente un rapimento, la morte, il rapporto è possibile, è diretto, è da cuore a cuore, e lì si rompono tutte le categorie e si vede la presenza, io ho visto la presenza di Cristo risorto. Secondo te Maurizio, è possibile veramente trovare una breccia nel cuore di queste persone? Sì, no, io l'ho visto lì, diciamo, non posso dire una teoria, ho visto un fatto che lui ha cambiato atteggiamento, perché in questa banda di 8 c'era uno molto violento, molto aggressivo, eravamo 3 ostaggi, una ragazza nigeriana, una studentessa, un impiegato musulmano, la ragazza era protestante, poi io un prete cattolico, e più di tutti questo uomo molto aggressivo infieriva con questo impiegato musulmano, tutte le notti lo bastonava e noi eravamo legati a una catena, lui e io, quindi io vedevo la violenza di quest'uomo e
Io sono stato risparmiato, però sinceramente soffrivo per vedere come gli altri due erano abusati. E gliel'ho detto al capo della banda, gli ho detto: ma risparmiateli un po', questi miei fratelli, compagni di prigionia. E lui mi ha detto, riferendosi a questo uomo aggressivo, ha detto: that is a very evil and wicked man. Sapete tutti l'inglese, comunque. Quello è un uomo molto cattivo e malvagio, ha detto. E due giorni dopo l'ha mandato a casa. Io questo vi posso dire, l'ho visto con i miei occhi, l'ha mandato a casa, sì. E in quel momento lì io ho pensato: forse ne usciamo vivi, perché la notte prima che lui se ne andasse a casa, fosse mandato a casa, ha pestato con ancora più forza questo povero compagno di prigionia e ha detto: se non ci dai soldi, ha detto a lui, vi ammazziamo tutti. E l'avrebbe fatto, perché poi mi hanno detto che lui aveva ammazzato 4 persone in un'azione precedente. Quindi... Te l'hanno detto quando stavi lì? No, me l'hanno detto dopo. Meno male. Però si vedeva che lo poteva fare da come si relazionava. Senti, e tu sei tornato in Nigeria? Sì, sono tornato in Nigeria il 1° dicembre dell'anno scorso. Senti Maurizio, ma non ti viene mai da pensare... di essere inopportuno, cioè di pensare: ma questi hanno già tanti problemi, non ti viene mai questa tentazione? Questi hanno già, vado a mettere benzina sul fuoco? No, io penso di no, perché se tu annunzi l'amore di Gesù Cristo porti la pace. Se i cuori, il problema più grosso della Nigeria è la corruzione, che è enorme, a livelli abissali. E se il cuore, e l'uomo perché ruba, perché mente, perché non si sente amato? Voi dicevate prima: gli artisti vogliono essere amati, tutti vogliamo essere amati, non solo gli artisti. L'uomo vuole essere amato e fa di tutto per essere amato, crede che nei soldi, nella violenza, nel sesso ci sia l'amore. Se questo cuore viene toccato dall'amore di Dio, questo uomo diventa uno capace di amare e quindi comincia a perdonare. Perché il problema è che conservano dei rancori ancestrali tra famiglie, tra clan, e prima o poi questi rancori esplodono e ci sono delle grosse uccisioni. Se questo viene sanato... Noi ti ringraziamo per quello che fai e per essere qui con noi. Veramente grazie di cuore. Grazie di cuore. Bene. Caro Maurizio. Caro Maurizio. Ti va di andare al giro a raccontarci le tue santitudini, come le chiamiamo? Sono santi coloro che amano i propri nemici, che fanno del bene a coloro che li odiano e pregano incessantemente per i propri persecutori. Sì, siamo finalmente arrivati al santo che molto più di San Genesio caratterizza la nostra puntata, ma prima di svelarlo facciamo un gioco per vedere come i santi vengono rappresentati sul web, che è un po' la nostra moderna piazza, il luogo dove si esprime il sentire comune, la voce del popolo. Quindi prendete tutti il vostro smartphone, sicuramente lo avrete con voi, fatelo mi raccomando anche da casa, noi con l'aiuto di Valentina lo facciamo anche in studio. E scrivete nel vostro motore di ricerca, no, non sto scherzando, fatelo, scrivete nel vostro motore di ricerca per immagini il nome di un santo a caso, ad esempio San Sebastiano, mettiamo, vediamo come il web lo rappresenta, eccolo qua. Siamo subito proiettati in un mondo, no? Capiamo un po' di cose, vediamo che è un giovane, che è un martire, che ha delle frecce conficcate nel corpo, ma passiamo a un altro santo, scrivete... San Lorenzo. San Lorenzo, se tu scrivi San Lorenzo su internet, scopri questo, che è un martire dell'epoca pagana, e vediamo la graticola, quindi capiamo che è stato martirizzato sul fuoco. Ma arriviamo al santo di oggi, di cui parleremo oggi, vediamo come il web lo rappresenta. È un santo con una storia molto particolare, un anziano vescovo dell'antica Terni. San Valentino. No, vabbè, San Valentino! Che bello! È mia
canto preferito, San Valentino. Ecco qua, è il padrone degli innamorati, il santo che sta 3 metri sopra il cielo. Che bello, sono troppo contenta per una volta, non devo aspettare il 14 febbraio. Santa signorina, ma sono sempre un vicario di Cristo, un vescovo di Santa Romana Chiesa, un po' mica fa come gli pare, un po' mica, no? Ah, quindi sarebbe lei? No, certo, sono io, sì, scusami tanto, che si aspettava, scusami tanto. Non lo so, il patrono degli innamorati, l'amore che trionfa, love is love. Ah, perché non posso essere io? Lo vescovo da Terni? Lo padrono degli innamorati? Come no, che vede, aspetta, sono confusa perché si raccontano delle cose su di lei, no? Allora io mi aspettavo un tipo un po' più... Che cosa, scusami tanto? Ma lasciamo perdere. No, no, che cosa, scusami tanto? Ma delle cose carine si raccontano. Tipo? Tipo che cosa? Tipo quella volta, lo sanno tutti, quella volta che ha visto 2 innamorati che litigavano, allora gli ha fatto volare intorno uno schermo di piccioni e da lì è andato il termine piccioncini, vedi che ride, lo sapeva pure lui. Non ho mai sentito niente di più gradino in vita mia, non ho mai sentito. Quella volta che ha ridato la figlia, cioè no, non la figlia, la vista, scusi mi sono confusa, ha ridato la vista alla figlia del centurione. Ah, quello è vero, e quello poi gli ha scritto una lettera e si è firmato tuo Valentino con un cuoricino accanto. Ma son vescovo di Santa Romana Chiesa di 96 anni, incarcerato, decapitato 2 volte dagli pagani, ma le pare che mi metta a fare il piacione con le miracolate? Ma chi è che fa girare queste voci, voglio sapere io? Voglio sapere, ma chi è? Scusi, ma che razza di padrono è lei? Cioè, ce l'ha un aneddoto sull'amore, uno? Sì, che ce l'ho, sì. È quella di Serapi e Sabino. Cioè? Erano sti due bei giovani, tanto bravi, mi piacevano tanto sti due. Tanto belli, mi piacevano. Da lei era cristiana, lui no, era pagano, ma si è convertito, Cuscino, sposati. Ma un giorno, mamma, che dispiacere, ne poi crede, quella mi sa male, proprio grave. Ma così mi viene lui, il marito, in chiesa, mi fa, fallo un miracolo Valentino, fallo un miracolo, e che te posso fare, figlio bello, fallo un miracolo che senza la moglie mia non posso mica vive. Così mi sono messo a pregare il Signore nostro e gli ho chiesto di non separarsi due bei giovani. E Dio ha concesso il miracolo? Sì, sì. Urrà, l'amore trionfa! E poi sì, cioè lei è guarita, sicuro, cioè poi hanno fatto 2 bambini e sono andati a vivere in un mulino in riva d'Uscello e tutti i giorni infornavano crostatine, vero? No, così, che bello! È morta, ma però è morto pure lui, subito, a cucinza sono separati, ha fatto lo miracolo. Scusate, che ridete, c'è una storia bruttissima. Ande piace? Ma scusi, tu stai Valentino? Sì. Cioè, questa è la puntata dell'amore, sì. Non possiamo parlare di morte. Regia, scusate, chi mi avete mandato? C'è uno scherzo? Scusami tanto, amore e morte, Rosetta Natos, eccolo là. Ah, vabbè, ma allora è come dire, com'è che faceva quella? Si può amare da morire, ma morire no, d'amore. Buoni, per l'amor del Dio, buoni. Senta, ma mamma ti spiego una cosa, finita bella. Tu ce l'hai lo fidanzato? No, scusi, questi sono fatti miei privati, cioè c'è un limite a tutto. Ah, invece di me si può dire quello che ti pare, pure le fregnacce? No, capito. Ah, scusami tanto, vabbè, lasciamo perdere lo fidanzato. Ce l'hai un cane, un gatto, una pistola qualunque? Sì. Le creature che il nostro Signore ha creato ci insegnano un sacco di cose belle, sa? Tipo? Ad esempio, lo maschio della mantide religiosa, pacco piace con la femmina, muore! Lo capriolo dei boschi, se butta. Per coprì, per salvare i cuccioli, si butta fra i denti dell'orso e muore. L'ora femmina del ragno per nutrire i piccoletti, si dà in basso a loro e muore. Muoiono tutti gli animali. Ha capito? Gli animali che il Signore nostro ha creato l'hanno capito tanto bene che non si può amare se non ha prima imparato a morire. Ha capito? Sì. Beh? Ho capito che l'amore è come abbracciare un cucciolotto caldo. Ma no, ma sedia un po' una calmata. Ma se levi con sta testa, ma non ho capito. Ma sono vescovo di Santa Romana Chiesa, un po' fa così. Mi guardano tutti qua, ma per favore. Se tolga, per favore, andiamo via. I'm a follow-up. I tried to live and dream. Basta, signorina, andiamo in pubblicità, ma che è meglio. Andiamo in pubblicità. Oh, ben andate, poi torniamo, la pubblicità poi dopo, la puntata diventando meglio, Eccoci qua. Avete capito qual è il santo di questa puntata? San Valentino, questo santo martire, ma innamorato, ma amore, morte, amore, morte, morte, amore, amore
e l'amore è fatica, è lavoro, è bellezza, è leggerezza, è tutte queste cose, è equilibrio, un sottilissimo equilibrio. E noi avremo ogni puntata un lavoro bellissimo di Stefania Casellato, la nostra straordinaria fotografa, che fa per noi tantissime cose e quest'anno farà per ogni puntata una copertina. Vediamo la copertina sull'amore di Stefania. Che ci hanno regalato la loro performance, Niccolò Bussi e Magdalena Vicente De Maestri. Adesso iniziamo a parlare d'amore e iniziamo cominciando da un luogo un po' strano, la televisione. Ci siamo chiesti in che modo la televisione rappresenta, racconta l'amore, in che modo ne parla e soprattutto in che modo lo promuove. Per farlo abbiamo invitato un reduce da un particolare reality show che si chiama Matrimoni a prima vista. È qui con noi Marco Zanetti. Ciao, ciao, benvenuto. Ciao, buonasera, grazie. Allora Marco, raccontaci un pochino chi sei. Tu vivi a Castelletto Ticino e hai 39 anni e questo lo so. Bene, partiamo già. Partiamo da questo. Da un punto sicuro. Ma io sono 39enne single a oggi. Dopo ci tieni subito a precisarlo. Subito a precisarlo. Ecco. E lavoro in proprio, sono un allenatore di calcio, quindi una persona molto, diciamo, dinamica, faccio fatica a stare fermo, sono sempre in grande movimento. Tu un po' di tempo fa hai deciso di partecipare a questo, una mattina ti sei svegliato e hai detto che faccio, voglio fidanzarmi, partecipo a questo reality, com'è andata? Bah, diciamo che l'intenzione di trovare la persona giusta c'è sempre, come penso ce l'abbiano tante persone. È arrivata casualmente questa esperienza, nel senso... Raccontaci un pochino come funziona, brevemente. Ma allora, si viene selezionati, per esempio io sono stato reclutato, tra virgolette, tramite social, quindi la produzione cercava così tramite i social, io essendo single 38enne, quindi parlo di un anno e mezzo fa, sono andato a fare i casting, quindi a far conoscere la mia persona a questo team di esperti. Hanno tracciato e delineato il mio profilo psicologico, attitudinale, caratteriale per cercare il match perfetto con una persona che poi sarebbe diventata la mia futura moglie. Ok, e che tu avresti conosciuto in che situazione? L'avrei poi conosciuta nel giorno stesso del matrimonio, senza averla mai vista. E questa è una cosa un po' particolare, no? Bizzarra, diciamo. È una cosa pazzesca che penso sia, cioè, veramente unica, molto bizzarra. Ma tu come mai sei arrivato a questa decisione, diciamo? Ma allora io non, diciamo, ci sono arrivato per gradi, anche perché non d'impatto, se mi avessero proposto questo tipo di esperimento forse avrei rifiutato. Invece la produzione ha imboccato mano a mano i futuri partecipanti, quando poi ho capito che la cosa si poteva fare e che mi aveva rapito e incuriosito il fatto di poter trovare una persona affine al 100% a me, ho deciso poi di partecipare. Ma ecco il mio percorso. Diciamo, la sensazione di conoscere tua moglie proprio il giorno del matrimonio, che sensazione ti dava? Questa è stata una cosa, diciamo, proprio forte, perché tu arrivi da un percorso appunto di selezione e poi d'improvviso da 20 metri vedi arrivare una persona che è quella che potrebbe essere la tua compagna per la vita. Quindi fino a quel momento c'è un'incognita assoluta. E poi d'improvviso ti si apre tutto il futuro, che è da scrivere.
Questa esperienza poi è finita in maniera negativa, mi sembra di capire? No, negativa no, perché l'esperienza... Come è andato questo matrimonio? Il matrimonio alla fine, dopo le 6 settimane previste dall'esperimento, si è concluso. Però resta comunque il bel ricordo di aver percorso comunque una strada difficile perché è incognita al 100%. Cioè tu parti e non sai veramente che cosa ti aspetta. Che però è proprio anche il bello del matrimonio, diciamo. Che tu conosci ed è anche il bello del matrimonio. Esatto, Claudio. Ed è proprio il motivo per cui, diciamo, sono andato a fare questo esperimento. L'incognita mi ha catturato. Ti ha cambiato un pochino questa esperienza? Ma sicuramente il fatto di aver vissuto con una sconosciuta 6 settimane ti fa pensare e ti cambia anche il modo di rapportarti poi con le persone che nel futuro andrai a conoscere. Perché mentre per esempio nel mio caso si va a fuggire tante volte, ero uno che scappava da eventuali relazioni, qui nelle 6 settimane obbligatorie sono stato costretto a rimanere e quindi anche a rivedere alcuni miei atteggiamenti. Secondo te che cos'è l'amore? L'amore è quel qualcosa che ti rapisce e non ti fa capire più niente, però è anche, è quello l'innamoramento, però è l'unione tra due persone che veramente si vogliono bene, che è una cosa rarissima e che auguro a tutti di trovare in primis a me stesso. Ma tu hai adesso il desiderio di incontrare magari la persona giusta in un modo? Sì, perché dopo il reality comunque io mi sento cambiato, c'è grande voglia di trovare la persona per me. Quindi mi permetto di farmi un grande in bocca al lupo perché ho proprio voglia. E te lo facciamo anche noi con tutto il cuore. Ti ringrazio. E grazie. Ti ringraziamo per essere stato qui. Adesso vediamo che l'amore, diciamo, si può cercare in tanti modi. Marco l'ha cercato anche attraverso la televisione, ma c'è chi addirittura si rivolge a delle aziende specializzate. Ce lo racconta Giuseppe Bentivegna. La stagione dell'amore viene e va. Si dice che l'amore necessiti di tempo, delle sue stagioni. Quasi mai con l'età. Tuttavia, alcuni degli oltre 8 milioni di singoli italiani hanno deciso di provare a bruciare le tappe del gioco dell'amore. Nuove possibilità per conoscersi. E questa sera ho provato a capire perché, partecipando ad una serata per soli single. Ad ogni persona verrà dato una scheda e un numero, perché non giocano con il loro nome ma con un numero. Successivamente agli uomini verrà data una combinazione, alle donne un lucchetto. Ed è un gioco rompighiaccio, diciamo, un po' il pretesto per conoscersi. Gli uomini si avvicineranno alle donne e cercheranno di aprire questo lucchetto con una combinazione. La serata ha inizio e la pista da ballo si riempie di donne e uomini che sperano che un lucchetto e un numero fortunato possano cancellare le delusioni del passato. Come Daniele. Da quanti anni sei single? Ora sono 3 anni. 3 anni. Dovevo sposarmi. Sì, poi purtroppo è andata male, avevamo già stabilito tutto, invece poi... Quindi per me rimettermi in gioco poi non è stato così semplice. È stata la tua storia più lunga? Unica sola storia, 3 anni, altrimenti sempre single. Ha una storia che sembrava dover continuare, dover proseguire, dov'è che invece arriva l'ostacolo e finisce? Quando ci si conosce meglio c'è poca sopportazione, parlo nel mio caso, 3 anni, sai com'è, proprio l'inizio della storia, uno si sta conoscendo un po' meglio e calla che al primo problema reale la storia è terminata. Se ad esempio ti dicessi, questa sera lì c'è la donna della tua vita, cosa saresti disposto a sopportare per lei? Per me sopportare in amore non esiste. Non mi piace come termine. Bisogna essere disposti a viversi la storia, a viversi il rapporto, a mettersi in gioco. Perché non ti piace il termine sopportare? Perché lo trovo un accontentarsi, un accettare dei compromessi. Mi viene il dubbio che i single di oggi non abbiano voglia di accontentarsi o di sacrificarsi, anche a costo di perdere la possibilità di conoscere la propria anima gemella. Se ci si mette anche la routine, poi... Che cos'è che non sopporteresti mai, mai in un rapporto di coppia?
la banalità, l'assenza dell'altra persona, l'indifferenza. Nelle tue precedenti relazioni, che cos'è che ti ha fatto dire no, no, non è la persona giusta? Quanto tempo hai a disposizione? La maggior parte delle volte era la curiosità che si esauriva e quindi me ne sono andata. Considerando che l'amore non ha prezzo. Nonostante la determinazione dei nostri single, però, ho la sensazione che in questa serata i lucchetti pronti a saltare siano davvero pochi. Anzi, un po' come alle feste delle medie di una volta, sembra esserci una sorta di pudore che impedisce a uomini e donne di provare il brivido della conquista. Io credo che ognuno di noi viva in un microcosmo, fatto delle proprie amicizie di sempre, del proprio lavoro, della propria palestra. Viviamo in un mondo tutto nostro e più si cresce e più questo microcosmo diventa più piccolo a volte, quindi la nostra azienda risponde proprio all'esigenza di rompere questo microcosmo. Qui sicuramente con noi hai la possibilità di conoscere più persone e quindi c'è anche un riciclo dei single, no? Però a me capita di vedere tantissimi miei clienti che poi si fidanzano, poi si sfidanzano, poi si rifidanzano, poi tornano, qualcuno si sposa, è bellissimo. È una magia, diventa una dipendenza. Grazie Giuseppe per il servizio. Robert. Allora, ma come siamo messi sull'amore? Cioè, ma l'idea che io mi piace una, cerco di rimediare il telefono dall'amico, poi do un appuntamento al bar, piangelato, questo non esiste più, c'è fuori moda. Come siamo messi? Ma siamo nell'epoca forse dell'amore liquido, anche dell'amore virtualizzato, e per questo anche non pigli niente alla fine, forse. Come la storia dei lucchetti e dei codici giustamente commentava verso la fine, ho l'impressione che sia un po' come una di quelle feste di fine anno in cui ognuno è chiuso nel suo guscio. E mi fa pensare a un poeta greco che diceva: come innamorati, spesso siamo innamorati di noi stessi, e come tartarughe cerchiamo di incontrare l'altro, ma siamo prigionieri dei nostri gusci. Questi gusci penso siano l'idea dell'anima gemella, l'idea dell'amore a prima vista. Parlavamo di martiri, un martire olandese morto in Siria diceva: io non credo all'amore a prima vista, casomai credo all'amore a primo ascolto, perché se non conosci l'altro cosa ami se non una proiezione di te stesso? E quindi l'amore, anche l'idea dell'anima gemella, se ci pensiamo bene sembra quasi che nel mondo dovrei trovare qualcuno che rispecchi tutte le mie attese e pretese e dove non debba sopportare niente. Ma come? L'altro, sì, è qualcuno con cui fai una navigata, ma è anche una croce. E devo saper dosare questo, sì, il fattore del piacere dell'incontro, ma anche del portare l'altro nella sua alterità. E penso qua, chiudendo, a Stendhal, che parla della cristallizzazione amorosa. Noi quando incontriamo un altro, a volte sembra un incontro fatale di innamoramento, ma tante volte nasconde dietro una fatale solitudine che proietta le sue attese su un altro. E quindi Stendhal paragona questo al bastone che, gettato nelle miniere di Salisburgo, dopo un po' un bastone insignificante diventa una cosa ripiena di diamanti, ma in realtà dietro c'è un altro. Ora non dico che tutti gli altri sono deludenti, ma devo essere pronto a vivere tre tappe nell'amore: l'illusione, che ci sta comunque, la delusione e la dedizione. L'amore inizia quando c'è la dedizione. Ma la dedizione è un lavoro forse, no? Ma in realtà noi, se cerchiamo l'amore, è per uscire dal guscio della nostra solitudine. E questa solitudine la superiamo quando c'è la dedizione, quindi quando tu, dalle tue idee, dalle tue proiezioni, vai a conoscere l'altro per quello che è. E lì avviene l'incontro. Abbiamo bisogno di essere riscattati da questa palla di vetro con la neve che scende, ma che in realtà non è la vita reale, è virtuale. Ma c'è sempre, lo dicevano anche nel servizio, no? Questa cosa che è lo sforzo, cioè quando si parla di amore non si vuole sentire parlare di sforzo. Una cosa che mi rimprovera spesso mia moglie: tu non ti sforzi abbastanza, no? Questo ce le rimproverano tutte. Ecco, che ne pensi di questo sforzo dell'amore? Ma ora,
dico ai fidanzati, appena iniziate, se è tutto sforzo qualcosa non va, ma per costruire qualcosa di bello, la bellezza è anche uno sforzo, la bellezza è una scultura, ti scava dentro, e quindi lo sforzo deve essere equiparato al guadagno, anche se in realtà in amore dobbiamo dimenticarci dell'idea dei conti che tornano. Grazie Roberto, grazie mille. Bella prova chiamata, bella prova chiamata, sta lì. Come si chiama questa canzone? Che cos'è l'amore? Eh beh, dai. Che cos'è l'amore? Chiedilo al vento che sferza il suo lamento sulla ghiaia nel viale del tramonto, all'amaca gelata che ha perso il suo gazebo. Guaire la stagione andata all'ombra del lampione Sanssouci. Ai, permette signorina, sono il re della cantina, guardiano della vigna, sottrattore della cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria, amici, tu o con dignità darei. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento del bolero con la mazzone straniera, e stringere per finta un'estranea cavaliera al ritmo di ogni sera perso all'alba dei Pua di Sanssouci. Suona bene, ti riempie la bocca, mamma mia che bellezza. Allora che succede? Andiamo avanti con la nostra storia. Valentino, il vecchio vescovo Valentino, viene arrestato come tutti i martiri, viene arrestato a un certo punto perché che ha combinato di tanto brutto? Ha convertito un famoso uomo illustre, il famosissimo filosofo Cratone, e questo era inaccettabile per la società pagana romana, perché dicevano: noi siamo tolleranti con i cristiani, vi facciamo fare i vostri ritucci, vi facciamo fare le vostre messucce, vi facciamo convertire la plebaglia, ma la classe intellettuale non si tocca, guai a voi. Infatti viene arrestato, viene portato davanti al procuratore che gli chiede di abiurare la fede cristiana, lui ovviamente non lo fa e viene decapitato. Ci sono tre ragazzi, Proculo, Efebo e Apollonio, che sono giovanissimi discepoli di Cratone, quindi filosofi anche loro. Vedendo Valentino che muore in quel modo, si convertono, subito, immediatamente, si convertono, si innamorano di questo vecchio, vogliono essere come lui. E infatti trafugheranno il corpo per riportarlo a Terni, il corpo di Valentino, e moriranno anche loro esattamente come lui. Oh. Ecco, quando ci si innamora si fanno queste cose, si fanno queste pazzie, si vuole morire per amore, è vero? Sì, l'amore si prende tutto, il corpo, la mente, la fantasia, si prende tutto l'amore, vero signora? Che gli si è preso l'amore a lei? Eh? Quante volte, signora? Tante volte, dai, non può, dai, fatemelo fare, la puntata su San Valentino, fatemelo fare un po' di gossip, no, non si può. Allora, l'amore si prende tutto, no? E questo, quando ci si innamora... Da giovani è così, da bambini ancora di più, perché i bambini si innamorano con la fantasia. Prima che il nostro corpo, i nostri ormoni siano pronti alla stagione dell'amore, noi formiamo, senza saperlo, la nostra fantasia sessuale. Fammi una musica di Carion, che devo dire una cosa triste, vai. Vai. Eh sì, bravo. Quando ero piccolo, i miei genitori mi lasciavano sempre
a casa di nonna Amalia. E stare a casa di nonna Amalia era una noia infernale, perché nonna era cattivissima e soprattutto non potevo fare niente. No, perché non potevo correre, non potevo toccare i mobili perché erano di noce, basta che li guardavi, si graffiavano, non c'era la televisione assolutamente, si vedeva un canale solo con la televendita, non c'erano giochi a casa di una nonna, non c'era una pistola, un soldatino, niente, però potevo giocare quanto volessi con delle bellissime scatolette di formaggini. Nonna ce n'è tantissime di queste scatolette di formaggini. Non so perché, si era convinta che fosse il mio gioco preferito. Dice, no, non le buttare quelle, diceva alla governante. No, che quelle ci gioca Giovanni, mi piace tantissimo. Nonna, vabbè, grazie. Allora, io passavo quindi tutti i pomeriggi a guardare questa scatoletta. Guardavo una di queste scatolette, mi immaginavo un sacco di cose, mi immaginavo che questa scatoletta fosse una stanza di vetro. E dentro questa stanza c'era imprigionata una bambina con gli occhi verdi e io ero Mazinga, la dovevo liberare. Poi una volta che la liberavo, però quella mi si voleva sposare e dicevo, piccola, sono Mazinga, Mazinga non si sposa. E invece me la so sposata e ci ho fatto pure 3 figli. Allora, una volta vado a prendere la femmina a scuola, era un anno fa, più o meno 15, lei aveva 7 anni, la piccoletta, la vado a prendere, lei mi corre in braccio, tutta contenta, con lo zainone enorme, vedete le formiche che portano 36 volte il loro peso, ecco, mi dice, ah papà, mi abbraccia, papà, oggi è successo un macello, a scuola è successo un macello, pensa che Claudio si è baciato in bocca con Alessia, in bocca, mamma mia, l'avevo senza accorto, mamma mia, un macello, io... pensi a un macello, perché adesso? Sì, perché Claudio, perché Alessia stava con Nicola, infatti si sono lasciati, però anche Claudio stava con Viola, infatti Viola ha lasciato Claudio perché vuole mettersi con Nicola, però Nicola non la vuole perché dice che è brutta. Mamma mia, un macello in bocca, adesso si lasciano tutti, un macello. Beh, effettivamente è un bel problema, se si lasciano tutti. Sì, perché? Perché Nicola, cioè tutte vogliono stare con Nicola, perché Nicola è quello più figo. Figo, tesoro? Che significa questa parola? Significa che tutte ci vogliono fare la fidanzata. Anche tu, tesoro? No, io voglio fare la monaca. Mi sembra un'idea straordinaria. No, sono indecisa fra la monaca e la cantante. Tesoro, ci sono anche le cantanti monache, quelle che cantano insieme ad altre monache, chiuse dentro a un monastero con la grata davanti, no? Non lo so, ci devo pensare. Ecco, pensaci, brava, a lungo. Anche Nicola non vuole avere la fidanzata. Ecco, ma anche lui vuole fare il monaco? No, lui non vuole fidanzate fisse perché vuole solo fare sesso hardcore. Come hai detto? Scusa, che... sesso hardcore! Dice sempre Nicola, però non so che significa papà, che è una cosa al cuore. Tesoro, che hai 7 anni, esattamente come tutti questi altri piccoli idioti di cui mi parli. Perché a ricreazione non giocate a Buzzi con Rampichino? Che cos'è Buzzi con Rampichino? Era un gioco che facevamo noi quando i bambini facevano i bambini, perché i bambini giocano con quello che hanno tra le mani. Noi avevamo fra le mani i muretti del giardino e quindi giocavamo a chi sale per primo sul muretto. Ecco, se voi giocate con questa roba vuol dire che ce l'avete tra le mani. Chi ve l'ha messa tra le mani questa roba, tesoro? Qualcuno in particolare? Perché non glielo dici a papà chi è? Che papà ci va a parlare con questa persona? Ci va a parlare con molta calma. Allora ci diamo un appuntamento così... un vicolo buio a Torbella Monaca, porto un paio di amici miei particolarmente educati, glielo dico. Ma papà non ci può parlare con questa persona, perché questa persona si chiama industria del porno e questa persona non posso darmi l'appuntamento in un vicolo perché non vive in un vicolo ma vive nel web e il web vive nelle tasche dei nostri bambini. Oh,
nel PC di papà. E il PC di papà non sta nello scaffale in alto insieme alle medicine dove c'è scritto tenere lontano dalla portata dei bambini. No, 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 sta acceso tutti i giorni sul tavolo. I bambini immaginano tutto. Immaginano anche quello che non conoscono. Formano la loro fantasia sessuale, quella loro personale fantasia erotica che li guiderà poi nel loro cammino, nei loro gusti, nel loro personale linguaggio dell'amore. Questa fantasia si forma nei modi più insoliti, perché i bambini sanno prendere le cose e trasformarle, delle volte. Altre volte, prima che facciano in tempo a formare la loro fantasia, i bambini incontrano qualcosa di molto forte e potente. Qualcosa che ha il potere di sostituirsi alla fantasia sessuale del bambino. Di media un bambino in Italia viene raggiunto dalla pornografia verso i 7 anni. Piccola morte. Così i poeti francesi chiamano l'orgasmo umano. A 7 anni sei decisamente piccolo per spiare la morte. Ecco qua. Allora, a me piace tantissimo scherzare, giocare, mi piace prendere in giro qualunque cosa. Però di questo argomento ormai si scherza e basta, si gioca e basta. Oggi ci sono i porno star, sono opinion leader, e quindi noi faremo una cosa nuova. Di questo argomento parleremo in maniera molto seria. E invito qui con me in palco una persona che ringrazio molto, Luca Marelli. Luca, io ti ringrazio tanto di essere qui con me. Io ci tenevo particolarmente che tu venissi in questa puntata. Prego, sediamoci, va? Grazie. Sei una persona molto coraggiosa. Adesso scoprirete perché. Sei coraggiosa perché è difficile parlare delle proprie debolezze, vero? Sì, è difficile. Tu che debolezza hai o avevi? Per tanti anni c'è stato un problema con la sessualità, che con gli anni è diventato una vera e propria dipendenza. Una dipendenza dalla pornografia e dall'autoerotismo. Ed è durato tanto? È durato, diciamo, dalla preadolescenza fino ai 50 anni. E adesso tu ne parli tranquillamente, come mai? Come mai non ti vergogni di parlare di questa cosa? Perché mi sono reso conto che è un problema sommerso e che è alla radice in realtà di tantissimi guai e guasti nella nostra società. E non è stato facile iniziare a parlarne, le prime volte è stato come anche rivivere un po' in un certo senso un trauma. Molti della mia generazione, ho 54 anni, negli anni 70 non c'erano certo gli smartphone, però c'erano comunque già i giornalini, c'erano già le riviste. Io mi ricordo, era un'avventura, esatto, trovare un giornaletto porno, bisognava trovare quello che andava. Io forse è capitato di trovarlo vicino a casa, in giro, qualcuno l'aveva lasciato in giro. E quella prima esposizione, è stato uno shock comunque, e una vergogna, infatti non ho mai parlato con nessuno. Però poi quello si è ripetuto negli anni, sempre andando a ricercare queste immagini dentro comunque una vita felice, cioè non sono una persona che ha subito abusi, anche se in un certo senso l'esposizione precoce a delle immagini che un bambino di 10-11 anni non dovrebbe vedere è un abuso. Secondo molti terapeuti. La mia sensazione è che mentre prima appunto c'era questa avventura nel cercare il giornaletto, cioè dovevi proprio volerlo tanto, dovevi fare una grande fatica anche, adesso sembra che il porno ti viene a cercare. Ce l'abbiamo in tasca. No, ma ti viene a cercare. Cellulare ti viene a cercare. Esatto, cioè mentre io non ho nessuna intenzione di eccitarmi, sto facendo un lavoro, sto digitando, facendo una ricerca, arriva st'immagine, pam! Uno apre la posta e c'è subito un'immagine. E io non avevo nessuna intenzione di eccitarmi, mi distraggo perché devo fare altro, devo lavorare e devo perdere tempo
dietro a questa roba, perché questo ti fa perdere tempo, ti fa perdere la nozione del tempo. Internet è stato il cambiamento di marcia, il cambiamento di registro, soprattutto da un problema per poche persone è diventato un problema per tutti e che va a colpire tutte le fasce d'età. E tu ti sei dovuto andare a curare, cioè sei andato da un psicologo? Nel mio percorso a un certo punto, grosso modo, negli anni iniziali del matrimonio questa cosa era un po' sommersa, poi dopo con internet e l'aumento della frequenza ho cercato uno psicologo, l'ho trovato dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti. Ma perché qui in Italia non viene considerato un problema? Diciamo che molti terapeuti dicono ma in fondo non è un problema, se uno lo controlla non è un problema, per cui non c'è una comprensione della profondità vera della problematica. E questo psicologo, questo terapeuta in realtà fa un percorso che mette in gioco i tre aspetti del problema, perché il problema, molti pensano che sia solo un problema morale o che sia solo un problema di una sessualità più focosa, più qualcuno pensa che la spiritualità possa guarire come una specie di... In realtà è un problema che è triplice, perché è fisico, è emotivo, è spirituale. Mm-hmm. E allora un recupero e una guarigione deve tenere conto di tutti questi tre aspetti. E poi cosa è successo? C'è stato un momento in cui... Nel mio caso c'è stato da prima una presa di consapevolezza attraverso anche la terapia, che è una dipendenza, e di quali sono i gesti da mettere in gioco per vincerla, per cui mettersi degli argini, darsi dei filtri, stare con delle persone anche che come te capiscano questo problema e ci si aiuti a superarlo. Poi l'aspetto, la guarigione fisica vuol dire principalmente la sobrietà, cioè astenersi da questi gesti ripetuti. Poi la guarigione emotiva vuol dire attraverso la terapia capire quali sono le ferite che uno cerca di medicare con questo piacere. E alla fine nel mio caso c'è stata anche una guarigione spirituale, sono accaduti dei fatti andando in una città medio orientale, partecipando un po' per sbaglio o per caso a un momento di preghiera di guarigione, all'interno di una comunità cattolica carismatica, dopo una settimana, dopo aver partecipato a questo gesto, una settimana dopo in una confessione, c'è stato una liberazione e un capire che quella compulsione che mi assillava era in qualche modo tacitata e sparita. Ma non può sembrare che è un problema dei cattolici, cioè tu sei un cattolico represso e quindi lo vivi come un problema. Io che sono pacificato non ho questo problema, perché no? Ma mi viene da dire che anche per me in un certo senso non era un problema, perché la vita era sposato, non ho mai tradito mia moglie, quattro figli, tante benedizioni, no? Però ci sono delle conseguenze, per cui anche a chi non crede e non ha magari l'aspetto morale, gli direi prova a pensare alle conseguenze di quei gesti nella tua vita, quanto incidono sul rapporto per esempio con la sposa, quanto possono incidere nel rapporto, nella capacità di dialogo con gli altri, perché sono tutti gesti che portano dentro, che portano ad afferrare e a prendere per sé e non a dare, a donare quello che dovrebbe essere. E allora direi giudicare dalle conseguenze, e possiamo guardarci intorno e vedere quanti matrimoni falliscono. Perché tu non ne parlavi con tua moglie di queste cose? Allora, qua è un discorso un po' complesso, perché essendo entrambi dentro un cammino di fede, cattolici, lo vivevamo come un problema soprattutto morale, per cui da una parte c'era una grande onestà e fin dall'inizio c'era una disclosure, cioè un rendere conto di questo. La difficoltà era stato proprio quello di fare un percorso che fosse capire la dipendenza e capire come serve appunto una guarigione e non basta un impegno morale. Comunque se ne può uscire, questa è una notizia straordinaria. È la cosa che vorrei dire alle persone che avessero un disagio da questo punto di vista. Perché tu hai fondato anche una opera. Sì, diciamo che il percorso anche qua è stato abbastanza laborioso, perché
le cose che sono successe nel 2014, per cui parliamo di 3-4 anni fa, questo inizio di guarigione, di liberazione. Lentamente ho capito che c'è un problema e che sono ritornato da quel terapeuta da cui ero stato in cura e l'ho invitato in Italia con altri amici, abbiamo messo in piedi un'associazione che ha fatto come primo gesto una serie di conferenze nel maggio dell'anno scorso, siamo stati in tante città per far capire questo problema e indicare quali sono le vie di recupero. E questa associazione si chiama Cuori Puri, si chiama Puri di Cuore. Puri di Cuore, scusami, bellissimo nome. Io ti ringrazio tantissimo che sei venuto qui da noi, ti ringrazio del tuo coraggio. E mi sembra che stai molto bene. Sì. Bene, grazie. Ci fai le tue santitudini? Certo. Bene. Sono santi coloro che lasciano che i propri occhi vengano curati dallo sguardo di un altro. Sono santi coloro che ti guardano andando oltre i tuoi sbagli. Sono santi coloro che, come l'adultera, si lasciano guardare, perdonare e donare un cuore puro. Grazie Luca, grazie, un grande abbraccio. E noi andiamo in pubblicità e torniamo dopo. Ciao, ciao, cioè ciao qua, estate. Via via, vieni via con me. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questo tempo grigio. Via via, neanche questi fiori azzurri, pieni di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful. Tiruriru shibu shibu bu, da tiruriru shibu shibu bu, da tiruriru. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro e fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Datti ruriru shibum shibum bum, datti ruriru shibum shibum bum, datti ruriru. Bravi! Eugenio e Via di Gioia! Tanto sono belli! Peccato che sono un po' anziani, perché sennò potevano promettere molto. Allora, cari ragazzi, fra i martiri ci sono anche tantissime donne. Chi erano queste donne? Erano delle sovversive, vere e proprie rivoluzionarie, perché immaginatevi, nella Roma pagana le donne erano destinate a essere chiuse dentro una casa, a fare le matrone che sfornano figli per la gloria di Roma. Invece si presentano queste ragazzine che dicono: papà, no, io non voglio sposarmi, io mi voglio consacrare a Gesù. Immaginate che in rivoluzione, una vera e propria rivoluzione sessuale che è durata poi per tantissimi secoli, fino al Medioevo, per tantissimi secoli, si faceva fatica ad accettare l'esistenza delle monache, ma all'epoca di cui stiamo parlando, l'epoca della Roma pagana, le monache non ci stavano e non esistevano, e molte ragazze facevano la scelta di Cecilia
Santa Cecilia, la patrona della musica. A Roma abbiamo l'Accademia di Santa Cecilia, il Conservatorio di Santa Cecilia. Tutti i musicisti conoscono il Conservatorio, vero? Voi lo conoscete il Conservatorio? Sì, noi siamo un po' autodidatti. Autodidatti? Cioè, hai studiato il flauto alle medie? Esatto. La, no, io la diamonica. La diamonica, vabbè, però ancora musicisti, peggio forse. Vabbè, purtroppo questo ci abbiamo. Però nelle trasmissioni serie, dove ci sono i musicisti, quelli veri, quelli invece la conoscono il Conservatorio. Tanti musicisti sono legati a questa santa. Perché patrona della musica? Perché racconta il martirologio che quando parlava Cecilia il cielo risuonasse di cori d'angelo, musici festanti che suonavano, musiche di celestiali. Ecco. Ecco, ecco, bravi, una roba così, bravi, bravi, bravi. Basta, basta, grazie. Basta. Ecco, Cecilia era una ragazzina, una poco più che bambina, che non si voleva sposare, voleva consacrarsi a Gesù. Il giorno che incontra il suo promesso sposo, Valeriano, è la prima volta che si trovano da soli, succede più o meno una roba del genere. Valeriano caro, vieni, devo dire una cosa. Eccomi, dimmi pure. Però non sento, se no non sento le parole. Dimmi Caecilia. Caecilia? Sì. Cecilia. Vabbè, si scrive Caecilia. Ma non lo sai che a Roma è, si legge... Che ne so, magari eri mezza greca. Io greca? Lascia stare, caro. Insommitate lapidem ponimus. Mettiamoci una pietra sopra. Ah, sì. Ma c'avevi tre in latino? Sì, te la c'avete due. Vai avanti, Valeriano, vai. Dimmi pure. Ascoltami. Noi due ci dobbiamo sposare. Sì, il mio pater dice così. Anche il mio. E io ti sposerei volentieri, sì. Valeriano, io mi sono innamorata. Anch'io! Un uomo meraviglioso. Sì. È bello, è sensibile, è intelligente, santo. È veramente un uomo meraviglioso. Ma non sei tu. Come lo sono io? No, Valeriano, io ho promesso il mio cuore a un altro uomo. Chi è? Dimmi chi è che lo spanzo? Non puoi farlo, l'hanno già ucciso. Ah, è morto? Sì, è morto. Ti piacciono i morti? Ma no, non è che è morto, cioè era morto ma ora è risorto. Ah, beh, abbiamo risorto allora. Ma chi è questo? È un uomo meraviglioso, Valeriano. Ama ognuno di noi. Pensa, potrebbe anche sposarsi con te. Ma chi è uno di quelli un po'... Ma come ti permetti? Lui è Gesù. È il figlio di Dio, dell'unico Dio. Io l'ho incontrato, Valeriano, no. E da quel momento la mia vita è cambiata. Io sono felice. Felice la mattina quando mi alzo, la notte. Sono felice perfino ora che sono con te, Valeriano. Grazie. E potresti essere felice anche tu con me. Sì? Se... Sì? Se ci sposassimo per forma. Che vuol dire? Come un fratello e una sorella. Ah, cioè senza fa... Sì, per essere ancora più felici, più contenti, più tutto. Per sposarci io e te insieme a lui. Aspetta. Cioè tu mi stai proponendo di stare insieme a te senza combinare niente e di metterci in casa sto fricchettone mezzo morto che dorme sul divano e usa il mio spazzolino? Sì. No, basta, tutti mi prendono in giro a me, basta. E mo pure te, ma mo io ti denuncio. Allora, Valeriano, ti prego, non farlo. Allora fammi conoscere sto tipo, che gli devo dire due cose io. Davvero lo vuoi incontrare? Certo che lo voglio incontrare. Ma è una cosa meravigliosa, vieni che te lo faccio incontrare, Valeriano, vieni con me. Insomma, Cecilia portò Valeriano sull'Appia Antica e non si sa come, incontrarono Gesù. E Valeriano capì che Cecilia... era completamente pazza, ma che era pazzo pure lui, andava bene così, e così si fece battezzare, si sposarono e vissero come fratello e sorella, e poco dopo morì martire insieme alla sua Cecilia, o Caecilia, questo lui non l'ha mai capito, ma era davvero un bravo ragazzo. Bene, 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 abbiamo l'ultimo ospite di questa straordinaria puntatona sull'amore, e chi potevamo invitare? Per forza, un'amica di Beati Voi che conosciamo da tanti anni, Susanna Bo. Eccola qua, guarda che bella donna. Come stai? Sei in grandissima forma. Grazie. Sei contenta di stare qui? Sì. O non ne puoi più di noi? No. Ne puoi? Sì, ne posso. Sei venuta alla prima edizione, sì, di Beati Voi, quando tutto ciò è nato. Sì. E sei tornata. Sì. Grazie. Grazie a voi. Susanna, senti, allora, prima di cominciare la nostra chiacchiera fenomenale, vediamoci un piccolo servizio che ha fatto per noi Claudia Benassi. Ok.
è il 9 aprile del 1959 e questi sono Lucio e Tecla nel giorno del loro matrimonio. La loro storia mi ha fatto scoprire qualcosa che ancora non sapevo sull'amore. Sono passati quasi 59 anni e Lucio oggi mi dà appuntamento proprio qui, a Roma, nella chiesa dove si sono sposati. Cosa ti colpiva di lei e cosa ti piaceva? La semplicità, perché una cosa carina, se poi anche oltretutto dobbiamo calcolare pure il periodo in cui si viveva negli anni 50, che ancora le ragazzine, perché era una ragazzina come lo ero io, non portava calze o quant'altro, portava i calzini. E sono stato attratto da questo, dalla sua semplicità. Faceva delle cose, guarda, impensabili, non mi vergogno a dirlo. Venivo da un periodo molto brutto del dopoguerra. Mio padre purtroppo ha avuto un forte dissesto finanziario. E Tecla ti è stata vicino? Tecla mi è stata forse più che vicino. Mi preparava dei pacchetti, diciamo, di sussistenza, come li vuoi chiamare. C'era dentro c'era roba da mangiare. E a volte mi trovavo anche qualche, credimi, qualche soldino. E questa ha cresciuto di più ancora l'attenzione verso questa ragazza. Così è cominciato il loro amore. E ad appena 21 anni, Lucio e Tecla si sposano. Cosa ricordi del giorno del tuo matrimonio? Quella è stata una giornata, come si dice, toccato scena con un dito. E il momento più bello? È difficile trovarne uno, perché la felicità era talmente completa di tutto, che era praticamente un tutt'uno. Eravamo felici di fare qualsiasi cosa, anche le cose più banali. Lucio mi racconta della nascita delle due figlie, della loro nipotina e di come la loro storia è proseguita felice fino a quando, 3 anni fa, qualcosa ha cambiato per sempre la loro vita. Negli ultimi 3 anni mia moglie purtroppo è stata colpita dal morbo di Alzheimer e questo ha un pochino stravolto sia la mia situazione con lei e sia tutti i componenti della famiglia. Non pensavo di passare una vecchiaia così impegnativa. Mi racconti com'è cambiata la vostra vita in questi anni in cui lei aveva la malattia? La vita di coppia purtroppo non c'è più rapporto, perché non hai più una persona vicino con la quale tu puoi dialogare, puoi avere, come era prima, che io potevo avere l'appoggio della compagna per un consiglio, per cui mi sento un po' isolato, un po' solo. Tu che fai per lei? Tutto. Te l'ho detto, vedi, mi è venuto fuori dalla bocca, tutto. Se mi chiedi le cose anche più intime, faccio tutto. Quella parola tutto, penso che ti ha fatto capire. Lei addirittura delle volte mi fa capire proprio chiaramente come se si vergognasse per tutto quello che faccio io per lei. Come si fa? Come si fa, guarda, non trovo le parole per spiegartelo. È forse sicuramente l'amore che vuoi verso una persona. Tu mi sapresti dire che cos'è l'amore? È un qualche cosa che nel caso mio arriva a un momento di sublimazione, perché è molto difficile, scusami se un po' mi sto commuovendo, però è così, che vuoi fare? La situazione è questa, non è che cambia. L'amore è una cosa indefinita da poter spiegare. Quando tu vuoi un bene a una persona, o gli vuoi bene, ma che se gli vuoi bene glielo devi volere per sempre. C'è qualcosa di cui hai paura? Di venire a mancare io prima. Questa è la paura. Questa è la paura che logicamente chiunque, penso, la penserebbe. Se vengo a mancare io, così mi immagino tutto quello che potrebbe succedere a lei, poverina. C'è un sogno che hai? Un desiderio? Di morire tutti e due insieme. Chissà perché. Quello sarebbe forse il migliore epilogo di un rapporto come quello che ho avuto. È il momento di salutarci. Fedele alla promessa pronunciata in questa chiesa tanti anni fa, Lucio torna a casa, dalla sua Tecla.
Susanna, Susanna. E qui, capito, raccontiamo queste cose, noi raccontiamo Valentino, che meglio starci lontano da Valentino perché muoiono tutti quelli che sono attorno a Valentino. Insomma, la vita è una cosa un po' seria, no? Sì. Senti, è successo qualcosa di simile? Sì, abbastanza. Io, 15 anni fa, il 25 gennaio 2003, ho sposato Luigi. Luigi a 22 anni era stato colpito da una forma di meningioma, che è un tumore di per sé benigno. Solo che lui, essendo molto giovane, aveva una forma di meningioma molto recidivo. E io l'ho sposato che era già malato. Ecco. E anche se l'ho sposato in un momento di tranquillità, in un momento in cui forse anche pensavo l'amore gli darà anche la forza di andare avanti, chi lo sa, di guarire. Non guarisci. Certo. E anche Dio. Perché quando io ho sposato Luigi avevo una mia fede, anche dettata dalla pratica di tanti anni, avevo il mio cammino di fede, ci siamo conosciuti nel nostro comune cammino di fede. In realtà ho scoperto durante il nostro matrimonio, in cui la sua malattia è peggiorata, io ci scherzavo, dicevo: Luigi, il matrimonio ti ha fatto male alla salute, perché quando ci siamo sposati lui aveva fatto 5 operazioni alla testa, e dopo 5 anni di matrimonio ne aveva fatte 12, finché non è stato più possibile operarlo. E questo mi ha messo di fronte a una realtà molto seria, e cioè che se io l'amore per Luigi non lo mettevo nelle mani di Gesù Cristo, ma veramente non in quel Dio immaginario o in quel Gesù buono, biondo, con gli occhi azzurri che me lo avrebbe guarito, ma nel Gesù Cristo vero che si stava incarnando in lui, nella sua sofferenza, io sarei crollata. E questo, grazie a Dio, ma veramente solo grazie a Dio, non è successo. E io ho potuto accompagnare Luigi alla morte, perché questa malattia poi lo ha portato fisicamente a quello. Veramente però sapendo che lui era per sempre, che io lo stavo perdendo in questa vita, ma che l'unica cosa che è finita il 28 aprile 2008, quando lui è morto, era il nostro matrimonio, perché la sua vita non era finita. E questo mi ha sorretto. Ecco, Susanna è una scrittrice pazzesca, fa un fenomenale, ha scritto questo La buona battaglia, che è un libro in cui parla di queste cose, e poi si ride pure, no? Sì, si riesce, non sembra, si riesce a ridere di questa roba qui. Com'è possibile che si può ridere della morte? Guarda, in realtà si ride molto della vita, perché detta così, spiattellata, come ho fatto ora in 5 minuti, questa sembra una storia da dolorificio, da fustighiamoci, questa lo sposa che è già malato, ma si è votata a fare la Croce Rossina, no. In realtà noi siamo state due persone normalissime, abbiamo riso, ci siamo conosciuti, ci siamo innamorati, ho scritto: quando sei innamorato hai sempre voglia di ridere, ed è vero, e questo ridere non ci è mai mancato, ma perché fondamentalmente c'è sempre stata l'unione a Gesù Cristo, cioè non lo dico perché siamo su TV 2000 e non mi voglio atteggiare a predicatrice televisiva, ma... No, ma qui non facciamo... Gesù dice, l'ha detto lui, senza di me non potete far nulla. E quando io sentivo ora la testimonianza di questo marito che diceva l'amore è qualcosa forse di indefinibile, diceva, ma l'amore è Cristo e lui ce l'ha dentro, per questo riesce a stare vicino a sua moglie così. Senti, ce la dici quella domanda che ti ha fatto? Io non ho il coraggio di fartela, però quella domanda che ti ha fatto Enrico Petrillo. Sì, io ho avuto la fortuna di conoscere Enrico Petrillo, e una volta lui mi ha chiesto, dal momento che io 7 anni fa mi sono risposata, ho conosciuto Gianni. Infatti, giusto. E io con Luigi ho avuto 2 bambine che ora hanno 13 e 12 anni,
Poi 7 anni fa ho conosciuto Gianni, ci siamo sposati e abbiamo avuto altri 3 figli, 3 maschietti. Quanta grazia, che meraviglia, facciamo un applauso a sta donna stracolma di vita. Quanta vita che si esce fuori dai tori della pelle, che esce la vita. No, Enrico mi ha chiesto, ma scusa, diciamo chi è Enrico Petrillo, è un nostro amico, marito di Chiara Corbella, che è morta di cancro, anche lei, con una testimonianza di vita molto santa. E lui mi ha chiesto, ma tu adesso, alla luce di tutto quello che hai, potresti dirmi, ma sei contenta che Luigi è morto? Porca miseria! E io gli ho detto, ma solo tu mi potevi fare questa domanda. E io sì che ti dico di sì. Perché io ho avuto la fortuna non solo di aver sposato un sant'uomo che ancora mi è vicino, che si chiama Gianni, perché io li sposo solo santi, perché per sopportare me devono essere lui, santi. Lui, quello alto alto? Sì, ma ho avuto anche la fortuna prima di sposare veramente un santo, che io credo che Luigi sarà un santo d'altari, perché veramente mi ha mostrato come Dio si può incarnare in una storia così dura, 12 operazioni alla testa, eppure lui non ha mai smesso di essere attaccato alla fede. Senti, ma quelli che non ce la fanno, cioè quelli che vivono esperienza di morte e sono semplicemente disperati, cioè io potrei anche avere invidia di te, no? Vedendoti potrei dire, io non sono così. Beh, io ti dico una cosa, fino a Luigi è morto al 28 aprile, io fino al 28 febbraio, ti potrei dire, o giù di lì, ero esattamente così, io ero disperata, perché io sono stata 20 anni nella chiesa, 30 anni all'epoca nella chiesa, senza capire un tubo e pensando fondamentalmente di essere Dio. Ed ero seriamente disperata, perché io non accettavo che Dio me lo togliesse. Ma da quella disperazione io ho dato un grido fisico e io ho detto a Dio, adesso tu mi parli, perché io non accetto di lasciarlo andare, Luigi. E Dio ha fatto una cosa molto seria, mi ha fatto capire intanto che l'amore, il contrario dell'amore, come diceva San Francesco, non è l'odio ma è il possesso. Quindi fin tanto che io consideravo Luigi roba mia, lui moriva, io sarei morta pure, disperata. E la seconda cosa è stata che non so per quale grazia ha trasformato la mia paura in coraggio. E io questo coraggio me lo sono portato dentro e le ultime settimane di vita di Luigi sono state meravigliose. È stata questa certezza della vita eterna che mi ha dato il coraggio di riaprirmi alla vita, di riaprirmi a un altro uomo, perché dopo che passi tutta una cosa così, la primissima tentazione è, anche se magari incontri uno che ti piace, che ti innamori, è no, io ho già dato. Ti vuoi riposare? Insomma, perché il matrimonio, diciamolo anche un po', è una fatica. Una bella fatica, no? Sì. Quindi, insomma, uno si può fare un viaggetto, no? Stare bello, tranquillo, riposato a casa propria, a leggersi un libro, no? Ti risposto. Sì, a me viene sempre in mente quella frase di quel famoso film d'amore, sai, Love Story, amare significa non dover dire mai mi dispiace. Secondo me amare significa non dover mai dire ho già dato. Tu devi essere sempre pronto a dare. Giusto, tutti i giorni. Giusto. La vedo così. Sì. Quindi se hai già dato, vuol dire che hai dato poco. E soprattutto quello che a me anche nella mia quotidianità mi fa molto ridere, perché siccome io sono una che non sopporta le croci, anche le più piccole, anche il bambino con la febbre, anche io glielo dico ogni tanto a Dio, senti, ma io ho già dato, mi sembra. E io mi immagino Dio sullo sfondo che ride e fa, tu hai già dato, ma sono io che ti ho dato il mio spirito. Tu hai dato? C'è qualcosa che non va. Quando mi viene in mente, poi sto meglio. Senti, Susanna, ma tu non sei stanca ogni tanto? Cioè non vorresti riposarti proprio, riposarti? Beh, sì. Riposare la testa, la mente. Io non so, ci si può riposare da un'esperienza del genere? Si può essere spensierati? Sì. Sì. Sì, se tu non fai quel discorso di prima del ho già dato, ma
No, è Dio che mi ha dato il suo spirito. Puoi essere spensierato. Una volta c'era ho letto una frase da un libro, credo, della Sapienza, che diceva: la donna saggia se la ride dell'avvenire. Proprio così. Tu devi guardare al futuro con la speranza che se Dio una volta ha sperimentato che ti ha salvato, e questo io posso testimoniarlo, tu potrei anche cambiare, cadere, ritornare la deficiente di prima, ma Dio sarà sempre fedele, quindi ti aiuterà di nuovo. E morire insieme, come la vedi? Non ci ho mai pensato. Beh, se ci si allena già dall'oggi, si può anche morire insieme. Grazie Susanna. Grazie a voi. Grazie infinitamente. Grazie. Poi c'è questo nuovo libro che hai scritto, no? Che si chiama? Finché c'è qualcuno da amare. Finché c'è qualcuno da amare, siamo a posto. Vale la pena vivere. Molto bene. Susanna, ti va di fare le tue santitudini? Ok. Grazie. Grazie mille di essere qui. Santo è chi non si prende troppo sul serio e sa ridere di se stesso. Infatti il diavolo, come diceva San Giovanni Bosco, ha paura della gente allegra. Santo è chi si dona totalmente, senza riserve e senza calcoli. Santo è chi ha trovato l'amore vero, l'unico che non muore, quello di Dio. Grazie Susanna, ciao! Torna a trovarci ancora! Allora, quanto sono contento questo momento della puntata, perché io ho finito e tocca a Robert Shaib. Vieni qua Robert, dacci una mano, di qualcosa di sensato. Ci impegno. Allora, dico le parole degli altri. Mi ha presentato come ingegnere, non è meglio di no per gli altri, però ho cercato nella vita, perché ho cercato di essere felice, come funziona il meccanismo dell'amore umano. E in uno dei libri che ho scritto ho intitolato un capitolo Osa morire. Ora, affinché non venga frainteso, non mi sono ispirato al coro della curva. Devi morire. Non mi sono neanche ispirato a questa barzelletta. Una volta una signora viene a trovarla un amico del marito, le dice: carissima, tuo marito dov'è? Devo parlarci. In giardino. Va in giardino, cerca, gira, gira. Non lo trovo! Devi scavare un po'. Ecco, non è né devi morire né devi uccidere. Eppure l'amore è legato alla morte. E in questa piccola riflessione cercheremo di capire in che senso. Don Tonino Bello, con grande sensibilità, diceva: amare, voce del verbo morire, è uscire da se stessi, è decentrarsi. Ma perché dobbiamo uscire da noi stessi? Perché non posso ripiegarmi su di me, cercare la mia felicità e realizzarmi? Perché se siamo onesti con noi stessi, noi cerchiamo l'amore perché vogliamo essere felici. La spinta fondamentale nell'essere umano è la felicità. E allora perché l'amore, al quale appendiamo tutti i sogni di felicità, ci spinge a uscire da noi stessi? Come posso essere felice uscendo da me stesso? Gesù Cristo nel Vangelo presenta un'analogia, l'analogia del seme. Il seme, quando viene raccolto, va nel granaio e dorme sonni beati. Se potesse parlare direbbe: ma io sto qui tranquillo, finalmente sono arrivato alla pensione. Ma la mano che viene a prenderlo conosce la sua vita più di lui e gli dice: tu non sei fatto per dormire qua, tu sei fatto per fiorire, tu sei fatto per vivere. E così il seme viene gettato per terra e pensa di morire, gli si spacca il guscio. E pensa che è finito tutto, ma è lì che inizia la vita. È lì, da quel seme sterile, nella sua calma, inizia la felicità. Perché la felicità non è
la calma piatta. Un matrimonio felice non è un matrimonio con la calma piatta. Dico sempre agli sposi, soprattutto a quelli che vengono a dirmi ma litighiamo spesso, gli dico preoccupati se non litigate mai. Preoccupati se tutto è rose e fiori, perché significa che sei al verano. Il matrimonio, l'amore, poi parleremo un po' dei martiri, ma chiudiamo con l'amore inteso come rapporto uomo-donna, è una relazione che ti pone sulla via dell'esodo. E chi pensa che l'amore è estasi, è esotico, deve pulirsi un po' le orecchie. L'amore non è esotico, anche se lo è un po', è bello l'amore, è bello fare follie d'amore. L'amore ti fa cantare una serenata anche se sei stonato come una campana. L'amore ti fa fare cose che non hai mai fatto. Quindi l'amore è esotico, ma è soprattutto esodico. Quando esci da questa chiusura in te stesso e ti apri a un altro. E inizia veramente una grande avventura. Ora, di questo amore, noi come cristiani abbiamo nei martiri un grande esempio, ne abbiamo parlato. I martiri, bisogna togliere due miti dalla nostra testa. Il martire non è quello che va a farsi esplodere per amore di Dio uccidendo gli altri. Il martire è una bomba di vita. Dove passa un martire fiorisce la vita. Abbiamo sentito nelle storie dei martiri di questa sera, dove passava un martire, il sangue dei martiri era seme di altri cristiani, seme di altre persone che amano. Quindi questa prima immagine sbagliata che purtroppo il nostro tempo ci sta lasciando. Il martire poi non è la persona che dice per favore sparatemi. Se andiamo a vedere le storie dei martiri, al di là della geografia sempliciotta, la storia dove i martiri raccontano se stessi, vediamo che i martiri, come ci raccontava Don Maurizio, avevano paura, desideravano vivere, cercavano un modo per riprendere a vivere. Sono andato a guardare un po' di martiri moderni, martiri dei tempi del nazismo, della seconda guerra mondiale, e un papà, proprio per coerenza, faceva delle scelte di non aderire a certi partiti, e i figli dicevano, papà, ma noi ti vogliamo, se non aderisci ti perderemo. E lui gli dice, desidero tanto vivere, desidero tanto vedervi, entrare in monastero o sposarvi, ma con quale faccia vi guarderò se non faccio questa scelta? E con quale faccia guarderò Dio? Quindi il martirio non è una scelta, e Sant'Agostino diceva, non è la pena che fa il martire, ma è l'amore. Il mio peso è il mio amore. Allora San Valentino, collegando amore e morte come martirio, ci chiude il cerchio, ci fa capire che nell'esperienza dell'amore c'è una dedizione. Ora, il mistero cristiano non si chiude con una morte, è solo una parte della storia. E noi amiamo perché solo amando e solo accettando di morire a noi stessi nella morte, a noi stessi, sperimentiamo una vera vita. Ogni mamma lo sperimenta svegliandosi di notte a curare suo figlio. Ogni papà, stanco di un lavoro magari poco redditizio, lo sperimenta. Lo possiamo sperimentare tutti. Lo sperimenta il sacerdote che va a fare missione e diventa qualcosa da vendere, diventa un pezzo da vendere, da riscattare e da ricattare. Madre Teresa, in chiusura, una donna sul cui volto rigato dalla vita, sul suo volto stirato dalla povertà e dall'esperienza con i poveri, rivolgeva questo invito. Tu vuoi essere felice? Esci da te stesso. Perché una cosa è certa, non si è mai visto un egoista felice. L'amore è la via della felicità. Le altre vie sono soltanto allodole, sono soltanto illusioni. La vera via della felicità è l'amore. Se vuoi essere felice, ama, perché il tuo peso, il tuo valore è il tuo amore. Grazie, grazie, grazie tantissimo. Grazie. Claudietta, vieni qua, è il momento più bello della puntata. La fine. No, mi dispiace finire questa puntata, perché quando ce li capita di parlare di queste cose.
Che meraviglia! A me mi è venuta voglia di sposarmi. Bene, ragazzi, ci sta un sacco di bei giovani. Per dire che mi ha molto convinto il discorso di Robert. Meno male, speriamo ha convinto pure la gente a casa. Sposatevi tutti, immediatamente. Bene, allora, abbiamo terminato. Ci vediamo mercoledì prossimo. E che cosa non lo diciamo? Salutiamo intanto i nostri ragazzi Eugenio in via di gioia. Arrivederci alla prossima. Ci siete la prossima volta, Speriamo di sì. Vediate il treno, loro sono da Torino, quindi vengono dal profondo nord. Ricordatevi sempre la nostra pagina Facebook in cui potete scrivere i commenti e le proposte anche per le prossime puntate o comunque dei consigli, noi li leggiamo. Bene, a voi la nostra sigla. San Benedetto, la prossima puntata. San Benedetto da Norcia. Distratti come siamo dagli impegni che ci siamo imposti, non siamo disposti a rischiare adesso per non aver troppe pretese, per evitare brutte sorprese. Noi non cogliamo più, noi non cogliamo più, noi seminiamo e basta, noi non cogliamo più, noi non cogliamo. Per non rischiare domani di rimanere senza.